50 anni fa, la missione Apollo 11 della NASA portava per la prima volta l'uomo sulla Luna. Per ricordare questo avvenimento epocale, la palazzina Siva di Settimo Torinese ospita fino al 19 maggio Destinazione Luna, una mostra e non solo organizzata dalla Fondazione ECM, Esperienze di Cultura Metropolitana, in collaborazione con Luigi Pizzimenti, giornalista e storico del programma Apollo. Ci troviamo nella palazzina in cui Primo Levi lavorò per 30 anni come chimico. Primo Levi, come sappiamo, scrisse moltissimo anche di scienze, di tecnologia e anche di fantascienza sotto pseudonimo di Malabaila. E quindi ci troviamo in una palazzina simbolo dove davvero un'esposizione come questa dell'allunaggio 21 luglio 1969 trova il suo spazio ideale. 11 pannelli che illustrano con la massima chiarezza possibile le diverse fasi sia del primo allunaggio del 21 luglio 1969, sia delle altre imprese delle missioni Apollo. Mettiamo a disposizione del pubblico anche tutta una serie di oggetti di memorabilia. Troviamo per esempio una copia della placca che venne depositata sulla Luna dal primo equipaggio, quello appunto di Apollo 11. Abbiamo il piano di volo del primo viaggio sulla Luna. Abbiamo parti del paracadute che attutì la caduta a mare della nave spaziale, quindi tutta una serie di oggetti. Sarà possibile assistere a proiezioni di video originali e sperimentare attraverso la realtà virtuale le fasi dell'allunaggio. La mostra è a ingresso gratuito e si può visitare dal lunedì al venerdì dalle 15:30 alle 18:00, sabato e domenica dalle 14:30 alle 18:00. Sono previste visite guidate gratuite per le scolaresche su prenotazione.